Bentornati con Xenoblade Chronicles, io sono DFDL e l'ultima volta siamo entrati nella fortezza di Galahad e abbiamo fatto una missione principale che consisteva nello sbloccare questo pannello dell'ascensore per poter utilizzare appunto questo ascensore e abbiamo anche visitato un po' il primo piano di questa fortezza, chiamiamolo così. Visitando tutte le stanze che ci sono qua intorno. Quindi adesso, bando agli indugi, premiamo il pannello ascensore, premiamo il pannello d'attivazione e scendiamo. E andiamo giù, sempre più giù, in profondità. Questa citazione l'ho già fatta e vi ho già anche detto che per capirla dovete essere stati in un certo posto. Allora, di qua proviamo ad andarci, vediamo, paratia, non si apre. Fantastico, non si apre la paratia. Di qua penso che ci andremo dopo. Prima andiamo qua dritti. Attiviamo l'accesso alla sala di controllo e entriamo appunto nella sala di controllo. Where are we? Looks like the control room for an ether blast furnace. There, look at that. So this is what supplies the Mekon with ether energy. Shulk, what's that? Oh, looks like fun. Ricky, want to ride? We didn't come here to mess about, Furball. Time to bounce on. Hold on. If we can stop that piston, we might be able to shut down the blast furnace. Nice idea. Cut off the Mekon's ether supply. Ricky say we try! Yeah, but how are we supposed to stop something that massive? If we can stop the turbines driving the piston, it should work. And the turbines should be nearby. Right. Let's search for them. Ok, missione principale, arresta la fornace d'etere nel deposito e blocca le linee di rifornimento dei Mekon. Arresta le turbine che generano l'energia, accettiamo. E arresta le due turbine, sono presenti più obiettivi, controlla il diario delle missioni. Ok, accettiamo le due missioni, prendiamo queste item orb, un chaff chaff e cos'è una grillo molla, fantastico. Le due turbine si trovano nelle due sale laterali. E quale andiamo? In quale andiamo? Ambarabacici cocco. Penso che andiamo prima di qua. Va bene. Andiamo prima di qua. Dove c'è la seconda sala turbine. Intanto ci sono. Ho visto qua dietro. L'ho vista, vero? C'era una item orb. No, non me la sono inventata io. C'era una item orb lì dietro. Vabbè, attiviamo il pulsante, questi due non ci attaccano e non so perché. Perché siamo di livello troppo alto. Sì, siamo un po' overlevel. Me ne sono accorto mentre facevo gli off-screen prima della parte precedente, perché avevo anche intenzione di fare grinding. Ma poi ho visto che ero già al livello 57. Intanto si è fatto giorno. Wow, serve tantissimo il giorno qua dentro. È molto utile. Vabbè, bando agli indugi. Attiviamo il controllo turbine e fermiamo la turbina. Ok, perfetto. Fermata la turbina. E andiamo dall'altra parte. Ok, allora. Dall'altra parte forse c'è un boss. Non mi ricordo. Mi sembra di sì che c'è un boss. Quello lì è un boss, vero? Me lo inquadri? Me lo inquadri? Sì, è un boss. Non leggo il nome. A con il gelido? Si chiama A con il gelido? Sì, A con il gelido. Sconfiggiamolo, perché no? Facciamo affondo eroico e taglio grandioso. Ok. Turbine tonante. Ok, perfetto. Danza di petali. Premiamo B, sì, premiamo B bene, mi raccomando.
perché voglio farli tutti i colpi della Blossom Dance. Ok, sto morendo. Com'è che sto morendo? Ok, mi sa che sono morto. Sono morto. Wow. Davvero. Grazie mille Melia. Grazie mille Melia. Davvero. Premiamo B. Ok. Affondo eroico e poi taglio grandioso. Ok. Wow. Supremazia. Oh my god, non so cosa fare. Vabbè, ho una barra piena, quindi non è più un problema. Affondo eroico, poi fiacchiamolo. Ok, fiaccato. Atterriamolo. Prolunghiamo l'atterramento, va benissimo così. Va benissimo così. Ok, è quasi morto. È quasi morto. Affondo eroico e calcio possente. Ho sbagliato tecnica, perché non avrei potuto atterrarlo. Vabbè, fa niente, tanto ha resistito al fiaccamento. Non l'avrei atterrato comunque. Turbine tonante e no, invece è morto. Ok, va bene, prendiamo il forziere. Bla bla bla, placca migliore, ok, prendiamo tutto. E qua c'è l'item orb. Eccola qua, l'item orb. Un'antenna a coda, fantastico, davvero. Devo piantarla di dire fantastico, lo sto dicendo troppo ultimamente. Mancano solo 3 oggetti qua dentro. Wow, perfetto. Premiamo controllo turbine. Ok, arrestiamo anche questa turbina. Fermando le turbine hai sbloccato l'accesso al pannello controllo dei pistoni. Ok, chiudiamo. Ok, va bene. E andiamo per quella strada che non ho preso prima, praticamente. Allora, è da questa parte. Da questa parte poi devo girare di qua. Non è vero, non è vero. Ho il senso dell'orientamento di... senso dell'orientamento di Zoro. Per chi conosce Zoro, per chi conosce One Piece, sapete che senso dell'orientamento fantastico che ha Zoro. E ho detto fantastico di nuovo, eh. Wow, davvero, tu mi vedi. Vabbè, sconfiggiamolo. Ok, li abbiamo battuti. Perfetto, forziere e forziere. Sì, bla bla bla, va bene. Allora, io devo andare di là. Io devo andare di là. Oh, però c'è questo tubo che sale. C'è questo tubo che sale. Ah, la rischio. La rischio. La rischio. La rischio. Oh my god, me ne pentirò. So che me ne pentirò. So che me ne pentirò. Dov'è? Che stanza è qua? Ah, la stanza della turbina. Ok. Sì, me ne sono pentito perché tanto non c'era niente. Ok. Stavo per saltare oltre. Stavo per saltare oltre. Cioè, vi rendete conto che stavo per saltare oltre? Va bene. Allora, andiamo da questa parte. Lì c'è un altro pulsante da premere. Sala di controllo pistoni, intanto, un altro luogo. Però da questa parte c'è altra roba. Impianto di autodistruzione. Sembra un meccanismo di autodistruzione. Trova qualcosa per disattivarlo. Qua c'è un altro tubo. Là sopra. Cosa c'è là sopra? Non c'è niente. Non c'è niente. Di qua evito di rischiare di ammazzarmi sul tubo. E premiamo questo pulsante, va? Controllo pistoni. E fermiamo i pistoni. Hai fermato i pistoni e la fornace d'etere non è più in funzione. Ok, perfetto, chiudiamo. Nice one! We did it! This should prevent them from mobilizing any large Mekon squads for now. Hopefully we've improved the Allied forces' chances. Hold steady, my brother. Friends, here, here! It looks like the door's been unlocked. Nice. Let's get down to the blast furnace. If we're lucky,
Fiora might be down there. Ok, perfetto. Allora, torniamo indietro. Torniamo indietro. Fino alla sala di controllo. Di qua c'è... c'è roba dall'altra parte. Forse quella item orb rossa è la chiave per l'autodistruzione. Come per quel pannello che abbiamo visto prima. Poi ci sono un po' di item orb blu. Il problema è che non so come ci si arriva di lì. Magari da giù? Boh, può essere. Vabbè, noi andiamo avanti. Poi vedrò cosa serve. Da che parte si arriva di lì. Ok. Ce la posso fare a parlare. Va bene, scendiamo di qua. Ci sono un po' di Mekon. Non è vero, non è vero. Mi ricordavo che ci fossero dei Mekon, invece non ci sono. Ok, siamo scesi al piano inferiore. Ah, ci sono i Mekon, eccoli lì. M66 cacciatore. Ed è di tipo visivo, quindi ci vedrà. Attacchiamolo. Ok, sconfitti i Mekon. Prendiamo il forziere. Ok, e andiamo avanti. Ho detto andiamo avanti. Andiamo avanti. Wow, stavo tornando su. Stavo tornando su, davvero. Siamo al flusso d'etere in entrata. Wow. Lì c'è un item orb. Prendiamola, prendiamola. Sabotino. Qualunque cosa sia. Va bene. Sì, qua c'è un'altra porta. È quella che ci porta su? Sì, è quella che ci porta su. Sì, come pensavo, si sale dall'altra parte. Un altro M66 cacciatore. Vabbè, sconfiggiamoli. Perché tanto non riusciremmo comunque a scappare. Ok, sconfitti anche questi. Prendiamo il forziere. Sì, bla bla bla, va bene. Roba inutile. Saliamo di qua, ci sono altri Mekon, vero? Beh, sono di livello basso, quindi non ci attaccano. Va bene così, va bene così. E qua, come vedete, sì, siamo dall'altra parte di quella specie di gabbia. Ok. Formica cerulea, wow. E c'è questa item orb rossa, la chiave di sicurezza. Prendiamo anche l'etere fuoco. Ok, prendiamo i cristalli, prendiamo i cristalli, prendiamo i cristalli. Ok, perfetto. E direi di teletrasportarci alla sala di controllo. Si fa molto prima. Sì, sala di controllo, eccola qua. Teletrasportiamoci. E scendiamo di nuovo di qua. Sì. Scendiamo di nuovo di qua. Non so esattamente cosa faccia questa chiave e a cosa serve l'autodistruzione. Però, beh, tanto vale farlo. Cioè, tanto vale, davvero. Ok, tu mi vedi, tu mi senti. Ok, va bene. Attacchiamolo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Forziere, va bene. Forziere, va bene. Ok, perfetto. E andiamo avanti di qua. Andiamo avanti. E andiamo ad attivare quel pannello di prima. Sì, penso che la chiave serva appunto per quel pannello lì. Non lo so. Beh, può essere. In realtà non lo so davvero, In realtà non lo so davvero. Attiviamolo, attiviamolo. Vediamo. Sì, è per questo. Cosa fai? Distruggi un vetro. Wow. Wow. Utile. Molto utile. Visto che tanto lì è la sala delle turbine. E più o meno la strada è la stessa. Più o meno. Sì, più o meno. Ok, no, non cadere. Non cadere. Ci sono però delle item orb. Ok. Urrà, seconda spalla artistica. Che difficilissimo. Noi aiuta moltissimo Colonia 6. Ok, va bene. Servono due spolle artistiche per la Colonia 6. Allora ricordiamocelo. Spolla artistica e... un'altra spolla artistica. Perfetto. Ne abbiamo tre, che sono quelle che ci servono. Una per la Collectopedia e due per la Colonia 6, come ci hanno detto. Allora, collezione. Collezione, intanto ci manca un solo speciale, che non so cosa sia.
I pezzi sono Grillo Molla, Spola Artistica e Antenna Coda. Gli insetti sono Sabotino e Formica Cerulea. Wow. Sì, no, è servito a molto questo... questo. È servito davvero a molto. È stato molto utile. Davvero. E non posso neanche tornare indietro. Wow. No, non cadere. Non cadere. Non cadere, Danban. Non cadere. T'ho detto non cadere. E cade, invece. Posso teletrasportarmi? No, vero. Odio davvero cadere da quei tubi. È davvero una cosa odiosa. E non ho punti di riferimento qua sotto. Non ce li ho. Quindi devo farmela a piedi. Ok, siamo arrivati di nuovo qui. Prendiamo questa item orb. Un'altra grillo molla. Tu mi attacchi, vero? Evito di farmi vedere, va. Dato che quello lì mi attacca, lo evito. Perché dovrei andare un po' più avanti a questo punto. Allora, ammazziamo la sentinella, va. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ho battuto un casino di nemici perché continuavano ad arrivare. Wow. Prendiamo tutti i forzieri, va. Ok. E per un attimo ho pensato che un forziere fosse caduto nell'etere. E in realtà è caduto qua sotto. Quindi meglio per me. Meglio per me perché non ho voglia di andare nell'etere a recuperare il forziere. Proprio no. L'avrei lasciato lì. Sarebbe stato un peccato perché era un forziere dorato. Però vabbè, non si può avere tutto nella vita, no? Ok. Allora scendiamo di qua, sperando che i miei compagni non cadano nell'etere, cosa che potrebbero benissimo fare. Ok, cosa che potrebbero benissimo fare. Cosa che non hanno fatto. Là in mezzo c'è un boss, vero? Quello è un boss. Sconfiggiamolo. Sconfiggiamolo. Sì, devo sconfiggerlo. Non posso passare di qua senza sconfiggerlo, quindi tanto vale. Melia è morta. L'ho persa. L'ho persa. L'ho persa. L'ho persa. Questa l'ho persa. Questa mi sa che l'ho persa. Sì, difatti. Credo, ma è solo una mia impressione, di avere i personaggi sbagliati. Sharla, perché sei morta. Sharla è morta, rianimiamola. È morto anche Danban. Odio sto boss. Mi sa che l'ho persa di nuovo. Perché Shulk da solo non ce la può fare. Non può farcela, ma mai. Ecco, difatti. Allora, facciamo una cosa. Danban non va bene. Mettiamo Rein. Sharla è morta. Bellissimo, no? Cosa succede qua sul computer? Ok, wow. Mi è partito lo screensaver un attimino. Non ho capito bene il perché. Sharla è morta di nuovo. Non lo sto affrontando nel modo giusto. Prima menare i suoi sgherretti e poi menare lui. Ok, ho attaccato il boss per sbaglio, va bene. Focussiamoci su di lui allora, va bene. Oh no, ma ho ucciso Sharla. Perfetto, perfetto. Ho perso di nuovo, ho perso di nuovo. Posso rianimare qualcuno? Rianima, rianima chiunque sia. Ok, è tutto pronto. Abbiamo battuto i suoi sgherretti. Tentiamo di battere anche lui. Va bene, ho sbagliato già a premere B. Facciamogli prima di tutto un backslash. Ok, perfetto. E poi uno shadow wide. Shadow wide, va benissimo. Colpo sul fianco, un altro colpo sul fianco. Ok, mi raccomando, focussatevi sempre su di lui. Così, stream edge. Perfetto. Un colpo sul fianco. Ero sul fianco. Gioco, ero sul fianco. Ok, un bel colpo alle spalle. Ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato, mi ha atterrato. Vabbè. Ok, svegliati. Incoraggia Sharla. Ok. Brava Sharla, bravissima che hai fatto il round. Bravissima. Mano devastante 4 su Rein. Ok, noi usiamo scudo, sperando che sia di livello 4. Ok, sì, è di livello 4. Wow. Wow, davvero, non ci speravo. Ok, non mi ricordavo a che livello era lo scudo. È a livello 4, va benissimo. Va benissimo, autocuriamoci. Autocuriamoci, colpiamolo sul fianco. Ok. Colpiamolo sul fianco di nuovo appena è pronta la tecnica.
E chain attack, perché no? Chain attack. Ok, io sono alle spalle. Spero di sì. Backslash, ok, ero alle spalle. Rein, impalalo. Ok. Sharla, fai un colpo mirato. Ok, va benissimo così, va benissimo così, va benissimo. Shadow Wide. Attacchiamolo sul fianco. Sul fianco di nuovo. Oh my god, Rein è morto. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, 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 no. Autocuriamoci. Autocuriamoci. No, 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 sto morendo, sto morendo. Fagli un fendente. Ok. Cosa fai? Motosega automatica su di me, mi uccidi. Mi uccidi. Mi uccidi. Sharla. Ok. Ok, è sempre su di me, ma non mi uccide almeno. Almeno non mi uccide. Almeno non mi uccide. Ok. Ok, è brutto combattere qua, davvero. È bruttissimo combattere qua. Cosa fai? Mano devastante 4 su Rein, ma è su tutti in realtà. Dov'è? Scudo. Autocurati. Ok. Colpiscilo sul fianco, perfetto, sul fianco ancora. Di nuovo. Ok, è quasi morto, eh. È quasi morto. È quasi morto. Sul fianco. Sul fianco, sei sul fianco. Shulk, sei sul fianco. Autocurati. Autocurati. Shulk, autocurati. Shadow Wide. Dai che è morto. Sì. Sì. Sì, è morto. E vai. Finalmente. Glifo lingua. Wow, un glifo. Wow. Yes, ce l'abbiamo fatta. E allora andiamo qua avanti. All'area di preparazione. Ed è davvero un'area di preparazione. Perché io vi consiglio, prima di premere questo pulsante e scendere, di davvero prepararvi. Perché giù ci aspetta un boss particolarmente rognoso. Particolarmente rognoso. Ma lo vedremo nella prossima parte, perché io mi fermo qua. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale, commentate e seguite la mia Let's Play. Noi ci vediamo la prossima volta con Xenoblade Chronicles. Ciao!